Ciao a tutti e bentornati su Barbecomania. In questo video andremo a vedere di cosa si compone il kit monouso di chips in legno per affumicatura. È un piccolo pensiero che Weber ha voluto creare appunto per chi magari si sta avvicinando al mondo della cultura del barbecue e vuole iniziare a provare anche a fare le prime cotture affumicate. Allora, invece di comprare i sacchetti che magari usate una volta e poi non usate più e vi rimangono delle chips, potete andare a fare una prova acquistando questo pratico kit. Nel kit, come vedete, sono presenti quattro vaschettine in alluminio con coperchio forato e anche fondo forato, dove all'interno ci sono appunto delle chips in legno con vari aromi. Ogni kit si compone di quattro vaschette con aroma, dove trovate chips con aroma aicory, mela, ciliegia e faggio, per cui potete andare a provare i quattro tipi di essenze più famosi per appunto per affumicare le vostre pietanze. Come funzionano? Allora, una volta che abbiamo scelto il nostro aroma, prendiamo la vaschettina e andiamo ad immergere in una bacinella d'acqua per almeno un'ora, in modo tale che le chips si impregnino d'acqua e non brucino immediatamente, ma inizino a fare fumo appunto e vanno a fare quello che è l'affumicatura del cibo. Una volta messe in acqua, le lasciamo scolare ben bene, dopodiché se abbiamo un barbecue a carbone andiamo a togliere il coperchio, prendiamo le nostre chips e le spargiamo direttamente sopra a carbone ardente e chiudiamo il coperchio. Se invece abbiamo un barbecue a gas, magari un Weber Q, andremo a appoggiare le chips sopra la griglia di cottura, di fianco alla nostra pietanza, chiuderemo il coperchio, attenderemo che le nostre chips inizino a fare fumo e andremo a mettere il cibo a cucinare. Mi raccomando, una volta che le chips iniziano a fare fumo, è inutile che andiamo a metterlo prima perché finché non fanno fumo non affumichiamo. Se invece abbiamo un barbecue, magari Linea Spirit, Genesis, Summit o anche magari barbecue Broil King o Outdoor Chef, andremo a porre le vaschettine direttamente sopra le barre di protezione dei bruciatori. Per cui alziamo la nostra griglia di cottura, poggiamo la nostra vaschettina sopra le barre, rimettiamo la griglia di cottura, attendiamo anche in quel caso, chiudendo il coperchio, che le chips inizino a fare fumo. Dopodiché andremo a mettere la nostra pietanza a cucinare. Importantissimo. Le chips, dico, l'affumicatura può risultare essere difficile all'inizio da eseguire in maniera eccellente. Il gusto affumicato dipende tutto dal tempo in cui lasciate la carne o il pesce o le verdure a contatto delle chips, per cui più lasciamo le chips all'interno dell'area di cottura, più la nostra pietanza avrà un gusto affumicato. Per cui si tratta semplicemente un attimino di fare delle prove, ecco perché appunto esistono questi kit monouso che sono alla fine economici e permettono di iniziare ad avvicinarsi al mondo del barbecue, che è un mondo immenso, è un mondo dove se aprite un po' la vostra mente, non vi limitate a concepire il barbecue solo come macchina per grigliare, il barbecue è uno strumento che vi permette di fare mille e mille cose che neanche potreste immaginare. Questo kit monouso, come tanti altri accessori, li trovate sul nostro sito www.barbecumania.it. Vi invito a diventare fan della nostra pagina Facebook dove trovate delle offerte studiate appositamente per i nostri fan e vi esorto a continuare a seguirci sul nostro canale YouTube. Non mi resta che augurarvi una buona grigliata a tutti quanti, un caloroso saluto a tutti, al prossimo video.